Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi andiamo a vedere un po' di più che cosa succede quando voi acquistate il vostro drone e poi pensate di poterlo accendere, installare l'applicazione e volare liberamente. No, attenzione. In questo video vi faremo vedere che cosa serve per volare con il DJI Mavic Mini. Faremo il riferimento al DJI Mavic Mini semplicemente perché è il drone in nostro possesso. Esatto. Per tutti quei droni invece dai 250 grammi in su, vi rimandiamo al sito dell'ENAC oppure di Flight, che è riconosciuto ufficialmente da ENAC, e lì troverete tutti i ragguagli per patentino, assicurazioni particolari, eccetera eccetera. Ma noi adesso ci soffermiamo su questo. Detto questo, ragazzi, vi invitiamo a iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere ogni volta avvertiti dell'uscita di un nuovo video. Ed ora la nostra sigla! Per prima cosa occupiamoci dell'assicurazione. Noi ci siamo rivolti al sito Dronezine perché abbiamo visto che rapporto qualità-prezzo offriva comunque una copertura assicurativa abbastanza completa per ciò che dobbiamo fare noi, ad un costo relativamente contenuto, €34,90, unico obbligo che si ha avendo un drone DJI Mavic Mini, quindi sotto i 250 grammi. Vi facciamo vedere dove dover andare. Una volta entrati nel sito Dronezine, andate in assicurazioni, polizze solo volo blistico, vi aprirà la schermata dove, se per caso non sei indeciso su quale tipo di assicurazione fare, ci cliccate sopra e vi viene solo fuori uno schemino abbastanza semplificato dove vi dice: se lo scopo del volo è solo hobby, sport in scenari non critici, l'assicurazione è quella hobbistica ad un prezzo di €34,90 e ti copre l'attività hobbistica, una sola polizza per tutti i droni posseduti, Sapra, aeromodelli, aeromodelli giocattoli, vale in tutta Europa in senso geografico, e quindi vi dice fate la polizza numero 3, quella hobbistica, quella che abbiamo scelto noi. Scendete e cliccate su polizze hobbistiche. E qui vi riporta alla pagina precedente dove, se volete, cliccate su aderisci alla polizza per hobbisti e a questo punto vi basterà compilare con i vostri dati, dopodiché vi arriverà una mail, voi dovrete fare il pagamento, gli inviate il pagamento rispondendo alla mail che vi è arrivata e concludete la cosa. Io ci ho messo più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, avevo la mia polizza, perché poi una volta registrati, inviati il pagamento e vi danno l'ok, poi vi invieranno altre due email dove una è la vera e propria polizza da dover portare sempre con sé e l'altro è un regolamento legato alla polizza. Quindi una volta che avete concluso questa registrazione vi arrivano queste mail e siete a posto con l'assicurazione. L'assicurazione dura un anno ad un prezzo di €34,90. Ma spostiamoci poi sulle altre pagine che possono servire a noi che vogliamo volare con un drone sotto i 250 grammi. Ci spostiamo sul sito di Flight. Vi consigliamo di fare la registrazione sul sito di Flight perché di Flight viene riconosciuto ufficialmente da ENAC e questo sito vi può dare parecchie informazioni, ma principalmente a noi interessa la cartografia, la mappa. Quando vi siete registrati, una volta inserito tutti i vostri dati anche qui, potete cliccare per diventare utenti non pro. L'abbonamento a utente non pro, base diciamo, è totalmente gratuito. Quindi una volta fatto questo, voi verrete a conoscenza di tutte le zone d'Italia con una cartografia dettagliata di dove si può volare e dove non si può volare o comunque dove si può volare con delle limitazioni. Il sito è fatto molto bene, vi basterà cliccare su una determinata zona, vi vengono sotto tutte le coordinate, cliccate sul puntino I, l'informazione, e qui accanto vi comparirà l'indicazione dell'altezza massima consentita e le regole che sono previste in quella zona. Cosa diversa se per esempio ci spostiamo in un'area con una restrizione maggiore. A questo punto clicchiamo sulla I e ci dice altezza massima 0. Qui vuol dire che non si può volare, attenzione, e vi dà tutte le informazioni necessarie da avere prima di effettuare un volo. Quindi il nostro consiglio è, prima di andare in una zona che non conoscete, controllate e consultate il sito di Fly dopo aver effettuato la registrazione, ve lo ripetiamo perché è importante, e da lì potete vedere che possibilità di volo avete. Questo serve
più che altro per non incappare in spiacevoli situazioni, come succedeva a me quando volavo col vecchio drone, dove arrivava il pincopallo della situazione e mi diceva: tu qui non puoi volare. Io non avevo nulla per poter dimostrare che invece lì magari avevo la possibilità di volare. Certo è che anche l'applicazione che viene data, quella di DJI Fly, è già quella un'indicazione se è possibile volare o meno, ma è sempre meglio avere un qualcosa che è collegato direttamente con ENA. Adesso Marco vi spiegherà l'ultimo passaggio, che non è assolutamente obbligatorio, ma che noi abbiamo fatto perché? Per una nostra tutela, assolutamente. La DJI Care Refresh va attivata entro 48 ore dall'attivazione del drone, quindi non dall'acquisto ma dall'attivazione del drone, e copre tutti i danni accidentali, come potete leggere qui sul loro sito, per i primi 12 mesi per un massimo di 2 sostituzioni o riparazioni. In più, oltre alla DJI Care Refresh, noi abbiamo attivato anche la DJI Care Refresh Plus, che praticamente estende di un ulteriore anno la copertura su danni accidentali, quindi per totali 24 mesi. Andiamo a vedere direttamente dal sito come attivarle. Anche questo è un'operazione molto semplice. Noi abbiamo prima attivato la refresh, poi dopo l'attivazione ufficiale tramite la mail che vi arriverà, il pagamento effettuato naturalmente, l'attivazione anche della Plus, perché consigliano comunque di seguire questi step. Andando a visualizzare cosa c'è nel carrello, vediamo che ha un costo di 39 euro, andiamo a fare il checkout inserendo i dati che ci richiede, effettuiamo il pagamento, successivamente ci arriverà la mail di conferma dell'acquisto con la chiave di licenza e il link da cliccare, dove andremo a inserire appunto questa chiave di licenza che attiverà ufficialmente la DJI Care Refresh. Stessa identica procedura per la DJI Care Refresh Plus. Vi offrirà per un ulteriore anno la copertura di rotture o riparazioni e una sostituzione ulteriore rispetto a quella prevista dal refresh. L'unico costo che andrete a sostenere è una spesa pari a 32 euro per la sostituzione che andranno ad effettuare. Questi erano i siti che vi suggeriamo di andare a visitare per poter effettuare tutte le varie registrazioni, ma attenzione, soprattutto quello dell'assicurazione, che è obbligatorio anche per il vostro mini drone. Adesso ci spostiamo di nuovo in diretta e vi spieghiamo le ultime due cose. Quindi ragazzi, facciamo un riassunto di quello che è stato detto poco fa. Per quanto riguarda gli obblighi, avete l'obbligo solo dell'assicurazione. Invece le cose consigliate sono la registrazione sul sito di Fly e l'attivazione della DJI Care Refresh e la DJI Care Refresh Plus. Prima di entrare però nel dettaglio di queste due, chiamiamole assicurazioni aggiuntive, più che altro sono garanzie aggiuntive per quanto riguarda il vostro drone, vi dobbiamo specificare che altro obbligo che scatterà dal 1 gennaio 2021 sarà il QR code, che andrà richiesto direttamente sul sito di Fly, dopodiché una volta arrivato dovrà essere applicato sul vostro drone. Attualmente questo non serve, non è assolutamente obbligatorio. Mentre invece, entrando nello specifico per quanto riguarda le assicurazioni che vi offre DJI, adesso ve le spiega Marco. Brevissimo riepilogo: la DJI Care Refresh ha un costo di 39 euro e vi copre tutti i danni accidentali e anche la sostituzione per un anno. Cioè, i periti devono vederlo. Sì, assolutamente. Dovrete poi inviare, dare dimostrazione del danno che è avvenuto, inviare poi il drone. Insomma, vi chiederanno tutta una serie, esatto, di dati specifici. Una procedura più lunga. E la prima sostituzione comunque vi costerà 40 euro, la seconda 49 euro. Andando ad attivare invece la DJI Care Refresh Plus, che costa 29 euro, avrete l'allungamento del periodo di copertura di un ulteriore anno con un'ulteriore sostituzione. Questa ulteriore sostituzione coprirà sempre tutto quello che abbiamo detto prima, e costerà 32 euro, ma importantissimo, vi farà saltare tutta la trafila della perizia eseguita da DJI. Come avete visto, sono pochi passaggi per noi fortunati possessori del DJI Mavic Mini. Dico fortunati perché, perlomeno per quello che facciamo noi, va più che bene come assolutamente drone. Le spese sono ridotte all'osso, perché comunque con poco meno di 35 euro avete l'assicurazione.
avete la spesa del drone e poi dopo dal 1 gennaio 2021 avrete poi il QR code da dover acquistare. Ma per il resto siamo molto meno limitati e comunque abbiamo tanti supporti che adesso ci possono evitare spiacevoli litigate con persone che dicono tu qui non potevi volare, gli fate vedere che si può fare e siete a posto. Tac. Per questo video è tutto ragazzi, al prossimo, ciao! Ciao!